In generale, nella configurazione in cui oggi è, ha funzionato bene. In parallelo, ormai più di un anno fa, stava iniziando a svilupparsi una domanda sul mercato, quindi quest'anno abbiamo deciso di scindere in qualche modo i due progetti, un progetto di social network interno che continua a vivere, il progetto pubblico, che è l'attuale tantami.com, che ha l'obiettivo proprio di semplificare a chiunque voglia ripetere l'esperienza che abbiamo fatto noi, l'accesso ovviamente alla tecnologia abilitante e con la parte di servizi professionali anche lo startup e la gestione della community stessa. Ormai Tantami ha più di un anno di vita, lo stiamo usando con un grande successo all'interno di Reply e non ci siamo focalizzati solo sulla definizione, creazione di una tecnologia, di uno strumento che mettesse a disposizione delle persone diversi servizi, ma è stato importante portare l'attenzione sin dall'inizio sulle persone. Cosa vuol dire? Non focalizzarsi solo su una soluzione tecnologica, ma abilitare un nuovo processo di comunicazione e di organizzazione all'interno dell'azienda. Fondamentale, infatti, è stato la sponsorship da parte del top management, che dall'inizio ha sponsorizzato la soluzione, l'introduzione di un nuovo modello, di un nuovo servizio all'interno di Reply. E fondamentale è stato anche ascoltare le persone, quindi recepire quelle che sono e che erano le esigenze delle persone che vivono tutti i giorni in azienda e fornire loro le soluzioni, i servizi di cui hanno bisogno quotidianamente. Ma i benefici possono essere molteplici. Sicuramente un beneficio fondamentale nell'utilizzo di queste piattaforme è la possibilità di integrare e diffondere, sviluppare la circolarizzazione dell'informazione, della documentazione e più in generale della conoscenza all'interno dell'azienda o fra l'azienda ed enti esterni. E considerando quanto oggi è importante il patrimonio informativo di un'azienda, il poter utilizzare dei canali di comunicazione innovativi penso che crei assolutamente un grosso valore per l'azienda. Inoltre il poter disporre di aree di condivisione, di collaborazione con enti esterni all'azienda, in cui ognuno può dare il proprio contributo allo sviluppo di un particolare progetto in un determinato ambito, è sicuramente un grosso fattore di successo. Direi infine che il poter utilizzare questo tipo di piattaforme, le piattaforme Web 2.0, sicuramente fa acquisire visibilità sull'innovazione e questo sicuramente penso sia un valore per tutte le aziende di qualsiasi dimensione esse siano. Allora, per gestire questa grossa impresa noi abbiamo utilizzato il fornitore Reply che si è subito dimostrato molto adeguato alle nostre esigenze e soprattutto disponeva già di una piattaforma, la piattaforma Tantami, che ci ha consentito in poco tempo di mettere in piedi il primo progetto pilota dal quale poi siamo partiti per sviluppare nel tempo altre applicazioni, sempre sulla stessa piattaforma.